Vediamo ora il meridiano di cuore. Shu Shao Yin. Il meridiano origina dunque dal cavo ascellare e poi prosegue a fianco del muscolo bicipite brachiale. In particolare questo muscolo è composto da due fusi, un capo lungo e un capo breve, e noi siamo sulla parte mediale, cioè sulla parte ulnare, verso diciamo il corpo della persona, di questo muscolo del capo breve. Per cui abbiamo una parte ascellare, proseguiamo in questa zona. In questa zona abbiamo un'arteria brachiale e un nervo mediale abbastanza superficiali, per cui è un'area abbastanza sensibile. Quindi non andiamo a premere in maniera intensa, anche questo è un percorso che possiamo lavorare prima con il palmo. Proseguiamo fino a dove? Fino a trovarci a metà strada tra il tendine del bicipite e l'epitroclea, che la possiamo percepire in questa zona. Quando noi muoviamo l'avambraccio, qui sentiremo scorrere i tendini, ma non si muove, in nessun movimento si muove l'epitroclea. Noi abbiamo l'epitroclea e l'epicondilo, o epicondilo laterale e epicondilo mediale, potreste trovarlo scritto in tutti e due i modi. Abbiamo quindi il tendine del bicipite, a metà strada tra queste due collocazioni abbiamo il passaggio del meridiano di cuore. Un altro modo per poterlo identificare è chiudere in questo modo il braccio e vediamo dove termina la piega. Vedete? Qui termina la piega, se io apro sarò a metà strada tra il tendine e l'epitroclea. Quindi qui passa il meridiano di cuore. Rimane anche questa un'area piuttosto sensibile, e quando ci spostiamo nella zona dell'avambraccio, questa volta intercetteremo il muscolo flessore ulnare del carpo. Quando noi pieghiamo in questo modo la mano, qui abbiamo il palmare lungo che va a formare la poneurosi, siamo da questa parte. Per riuscire a intercettarlo possiamo andare a sentire un piccolo osso che si trova qui e si chiama pisiforme. Questo piccolo osso è circolare e noi ci collocheremo, dovremo arrivare nello spazio, se pensiamo al cerchio, nello spazio più prossimale e un po' più interno. Quindi da questa direzione a questa, da questa posizione a questo, il meridiano del cuore scorre in questa linea e arriverà qui. Lo possiamo fare in maniera ritmica, non troppo pesante, perché rimane comunque sensibile, fino ad andare a intercettare questo punto. Da qui, se noi chiudiamo il mignolo, vediamo dove dobbiamo continuare. Sarà nel percorso dell'eminenza ipotena, verso, non all'esterno, ma più nella zona interna, perché il meridiano va a concludersi poi a lato dell'unghia, ma nella zona radiale dell'unghia del quinto dito. Per cui, una volta che siamo qui, identificato il punto, abbiamo visto dove dobbiamo andare, possiamo andare a seguire tutta quest'area. E negli ultimi spazi qui avremo quattro punti, quindi è un'area molto importante. Avremo il punto 7, che è un punto molto rilassante. E dopo giriamo praticamente attorno al pisiforme e andiamo a finire di trattare il meridiano, che possiamo finire di trattare in questo modo oppure in questo modo, in tutto il tratto del dito. Bene, abbiamo concluso il percorso superficiale del meridiano di cuore. Come vi ho detto durante la spiegazione,
È un meridiano che ha bisogno di una certa delicatezza, sia per la zona ascellare, sia per la zona brachiale, che è una zona molto sensibile, e sia proprio per la struttura stessa, o meglio, il significato stesso che ha il meridiano di cuore. Siamo di fronte all'imperatore. Per cui meglio essere delicati, soprattutto in queste zone, assolutamente a causa della impossibilità strutturale di reggere, di sorreggere una pressione forte, diventa molto più dolorosa e spesso ha una dolorosità che non è utile alla persona. Quindi, come dicevo, quest'area, dalla ascella fino alla zona del gomito, in modo particolare, prestate attenzione. Vi auguro buon lavoro con questo meridiano e grazie dell'attenzione.